ragazzi, un nuovo video. Oggi vedremo cosa mangiare, cosa assumere in generale prima della palestra, quindi prima del nostro workout. Un video breve, semplice, conciso, in cui cercheremo di capire che cosa ci conviene prendere. Allora, partiamo subito. Sostanzialmente la nostra principale esigenza da un punto di vista nutritivo, comunque anche da un punto di vista di performance, è quella energetica. In particolare il bodybuilding è uno sport anaerobico, quindi uno sport in cui la prestazione viene fatta in carenza, in assenza di ossigeno. Quindi logicamente la nostra principale risorsa energetica sono i carboidrati. Per cui sicuramente quando vado a parlare di cosa assumere, cosa mangiare prima della palestra, la mia prima preoccupazione è quella di avere una fonte di carboidrati. Ora, come deve essere questa fonte? Molti dicono in realtà che non è strettamente necessario, perché sostanzialmente il glicogeno che noi ci ritroviamo nel muscolo è quello che viene stoccato nel corso delle 24 ore precedenti. Quindi sostanzialmente, se il giorno prima ho mangiato carboidrati, il giorno dopo non c'è bisogno che ne mangio nel pre-workout, perché comunque avrò già delle scorte di glicogeno sature e avrò già una fonte energetica. E questo è sicuramente vero. Sicuramente se siamo in periodi di bulk abbastanza spinti, non è quel pasto prima dell'allenamento che ci garantisce quelle riserve energetiche, perché quelle già di default saranno ottimizzate, posto che la sensibilità insulinica sia ottimale. Però comunque sicuramente andare a concentrare una certa dose di carboidrati prima dell'allenamento può aver senso, perché sarà una fonte energetica che noi utilizzeremo subito. Quindi sostanzialmente, come arriva, verrà anche utilizzata molto efficacemente, e quindi difficilmente verrà stoccata come adipo sostanzialmente, anche se tenderemo ad esagerare un pochino. Quindi sostanzialmente, primo punto, carboidrati. Che tipologia di carboidrati? Carboidrati sicuramente di facile assimilazione. Non voglio che ci sia uno spike insulinico diciamo troppo alto, troppo elevato, però comunque, se non esagero col dosaggio, se prendo comunque una fonte alimentare solida, allora non difficilmente incorrerò in questi problemi di ipoglicemia reattiva e via discorrendo. Anche perché in un video successivo vedremo che cosa assumere nell'intra workout e capiremo perché comunque in ogni caso la mia glicemia sarà sicuramente stabilizzata. Quindi una fonte glucidica, io personalmente quello che consiglio è orientarsi su diverse fonti e tipologie di riso, perché in generale la fonte più digeribile la maggior parte delle persone. Se vi trovate bene con la pasta o altre fonti le tollerate molto bene, non vi appesantiscono, sicuramente potete orientarvi su quella. Però io generalmente di default consiglio sempre il riso. Cosa vuol dire il riso? Fiocchi di riso, cereali di riso, crema di riso, riso, riso basmati, insomma tutte varianti. Non c'è bisogno che vi facciate per forza il riso cotto al microonde, ok? Ci sono tantissime varianti. Io personalmente mi sto trovando bene con la crema di riso, perché per me il post workout è il primo pasto la mattina, quindi logicamente avere una fonte dolce è anche piuttosto comodo, piuttosto che mangiare il riso e il pollo. Quindi per quanto riguarda invece il dosaggio di carboidrati, quello che vado a consigliare mediamente in un pre-workout è di orientarsi su un grammo e mezzo per chilo di peso corporeo. Quindi per un soggetto di 75 kg stiamo parlando di 75/100-110 grammi di carboidrati, e questo è sicuramente un buon pre-workout da utilizzare, di nuovo perché realmente non mi voglio troppo appesantire, quindi non voglio arrivare in allenamento che sto super mega appesantito perché ho mangiato magari due etti di riso o roba del genere. Per cui questo può essere una stima. E questo è correlato in parte anche a quando fare il pre-workout. Ora, a me non piace avere un pre-workout troppo ravvicinato all'allenamento, quindi nel mio caso, che è il primo pasto la mattina, logicamente lo stomaco è vuoto, riesco a digerire molto bene, utilizzo un sacco di integratori per favorire e massimizzare l'efficacia della digestione del sistema gastrointestinale, allora sicuramente faccio passare quell'oretta, l'oretta e mezza. Però nella maggior parte dei casi consiglio di fare un pasto che comunque sia a un'ora e mezza, a due ore di distanza dal nostro allenamento. Poi, se avete una digestione molto efficace, potete ravvicinarlo logicamente di più, però se tendete a essere magari il terzo, il quarto pasto della giornata, allora sicuramente non fatelo troppo a ridosso, perché rischiate di arrivare in allenamento che ancora avete roba nello stomaco, ancora state digerendo, e questo logicamente vi porta a richiamare sangue laddove non dovrebbe esserci, perché in allenamento il sistema nervoso autonomo shifta nel orto simpatico, e quindi viene richiamato sangue all'estremità del corpo, in particolare sul distretto, sul muscolo allenato. Collegato a questo punto anche il discorso dell'altro nutriente, che sono le proteine, ok? Allora, per quanto riguarda le proteine, queste
fanno e intervengono per un'altra esigenza che avviene nella pre-workout nutrition, che è quella di recupero strutturale, o comunque un'esigenza di natura strutturale, ossia quando ci alleniamo abbiamo una certa componente più o meno ampia di danno muscolare, quindi di micro lesioni che si creano all'interno del muscolo, e questo fattore, queste micro lesioni, logicamente richiedono una materia strutturale di natura aminoacidica per poter essere sovracompensata, per poter essere riparata. Insomma, il processo di sovracompensazione che tutti quanti conosciamo. Quindi logicamente andare a mangiare delle proteine prima dell'allenamento mi garantisce che gli aminoacidi ci siano nel mio torrente ematico, quindi siano, diciamo, a disposizione, quindi quando c'è questa forte emissione di sangue all'interno dei muscoli, perché mi sto allenando, sto pompando, allora gli aminoacidi, questo sangue sarà ricco non soltanto di carboidrati ma anche di aminoacidi, quindi richiesta energetica ma anche richiesta strutturale. Ora, per quanto il turnover aminoacidico nel sangue sia di circa 8 ore, quindi vuol dire che quando io mangio un tot di proteine, a parte quelle che vengono utilizzate per diversi processi necessari al nostro organismo, gli aminoacidi che rimangono nel sangue hanno circa un turnover, una vita di 8 ore, quindi sicuramente quello che mangio prima dell'allenamento influisce su quello che mi ha richiesto durante, ma soprattutto immediatamente dopo. Però a me non piace caricare troppo di proteine, quindi quello che suggerisco è stare più o meno sui 20-30 grammi di proteine massimo nel pre-workout, questo perché non voglio appesantire di nuovo troppo la digestione. Considerate sempre che le proteine vengono assimilate soprattutto a livello gastrico, mentre i carboidrati a livello intestinale, quindi una combinazione dei due, tende a rallentare i processi digestivi. Certo, se mangiate proteine in polvere e crema di riso, sicuramente il tutto sarà molto molto rapido, però già se iniziate a mangiare del riso con del manzo magro, piuttosto che del pollo, piuttosto che dell'albume, allora questi processi saranno tendenzialmente rallentati, senza considerare che un eccesso di entrambi i nutrienti porta verosimilmente episodi di reflusso o comunque di cattiva digestione, proprio perché ci sono dei tempi, delle modalità di assimilazione un po' differenti. Quindi quota proteica tendenzialmente ridotta. Per quanto riguarda i grassi, allora anche in questo caso a me non piace esagerare con i grassi, perché non è un substrato fortemente richiesto in allenamento, però può essere utile per andare a rallentare un pochetto l'assorbimento e l'assimilazione dei carboidrati, quindi evitare dei forti spike insulinici, ma anche in questi casi suggerisco di mantenerci sui 5-10 grammi di grassi nel pre-workout. Può essere interessante come soluzione quella di utilizzare degli MTC, quindi dei grassi, dei trigliceridi a catena media. Può essere interessante come soluzione utilizzare dei grassi, degli acidi grassi a catena media, come per esempio quelli contenuti nell'olio di cocco, perché utilizzano delle modalità di assorbimento e di emissione che sono molto più simili ai glucidi e ai carboidrati, quindi sono molto più a rapida disposizione. Quindi per esempio ipotetico pasto prima dell'allenamento, crema di riso con un filo di olio di cocco e un pochetto di proteine. Questa può essere una soluzione che ci garantisce un apporto di nutrienti in ottime combinazioni e allo stesso modo ci garantisce non esagerare con il discorso dei grassi, non appesantire troppo dal punto di vista digestivo. Ora, per quanto riguarda invece l'integrazione prima dell'allenamento, questa dovrebbe essere rivolta a due principali fattori, ossia massimizzare quello che è il pump, quindi la capacità di captare nutrienti all'interno del muscolo, e in secondo luogo massimizzare la performance fisica e anche psichica, perché ricordiamoci che nell'allenamento avremo un forte input, forte bastonata dal punto di vista anche neurale. Poi se ci concentriamo bene sulla connessione mente-muscolo, se abbiamo una buona performance così come la intendo io, allora sicuramente la performance psichica è veramente veramente necessaria. L'avete sentito dire sicuramente da me ma da altre persone che l'allenamento molto spesso è una questione più di testa che di corpo. Quindi da questo punto di vista, come possiamo far fronte a queste richieste? Io personalmente mi trovo bene come integratore con un pre-workout che può essere lo Shuracan, anche il Flexotor è un ottimo pre-workout, e che sono tutti pre-workout che sono un misto di molecole che favoriscono la stimolazione dell'ossido nitrico, quindi tutte molecole, diciamo, i cosiddetti plasma expander, quindi tutte molecole rivolte al pompaggio muscolare, ma anche stimolanti. Però va detto una cosa, quello che io vado a ricercare non è soltanto una stimolazione adrenergica come quella derivante dalla caffeina, che è tipica di tutti i pre-workout in commercio, ma una stimolazione soprattutto a livello nootropico. Per questo sia lo Shuracan, che non contiene caffeina, quindi è particolarmente interessante per questo, sia il Flexotor, sono due pre-workout che contengono il conizin, che è una molecola nootropica, quindi ha questo effetto di incentivo della performance psichica senza andare a
impattare troppo e a far collassare i surreni, che sono sicuramente già belli cotti di loro per tutto lo stress che ci sobbarchiamo. E questo è soprattutto vero quando andiamo in preparazione, in fasi di preparazione in cui i surreni devono stare più calmi possibile per abbassare anche il discorso del livello di cortisolo. Quindi da questo punto di vista ecco, un integratore senza caffeina come lo Shuragan può essere molto molto interessante, ma in periodi in cui vi sentite calmi, poco stressati, state bene, prevedete di inserire della caffeina, il Flexodor è molto interessante perché ha la combinazione 2, quindi sia della caffeina sia anche questo coenzima, che è veramente veramente interessante come effetto, ma ho già fatto una recensione sullo Shuragan per questo. Quindi questo è un po' il discorso per quanto riguarda il pre-workout. Ultima cosa che vi consiglio: nel pre-workout siate idratati, quindi cercate di bere almeno un litro dal pre-workout, dal pasto prima dell'allenamento, diciamo nei 90 minuti prima dell'allenamento, almeno un litro d'acqua e almeno 2 grammi di sale, perché processi di assimilazione di molti amminoacidi, ma soprattutto dei carboidrati, sono sodio dipendenti, quindi il sale da questo punto di vista è un grande amico. Infatti avrete sicuramente notato che andare a assumere del sale prima, durante l'allenamento, favorisce molto questo effetto di pompaggio muscolare, proprio perché i nutrienti vengono veicolati molto molto bene. Quindi siate idratati, assicuratevi di prendere del sale e scrivete qua sotto nei commenti tutto quello che vi passa per la testa, qualsiasi domanda, sarò ben lieto di rispondervi. E detto questo, ci vediamo al prossimo video, che sarà che cosa assumere durante l'allenamento, così ci facciamo tutto la peri workout nutrition. Quindi ci vediamo al prossimo video.